Un ricordo della figura di Giambattista Vico nel Tribunale di Valle Lucania. Nella serata di ieri è stata scoperta una lapide marmorea nell'atrio del Palazzo di Giustizia Vallese che ricorda il soggiorno del grande filosofo nel Cilento. Monsignor Geronimo Rocca, vescovo di Ischia, vi restano tutto chiarissimo, ebbe con esso lui un ragionamento intorno al momento di insegnare la giurisprudenza, di che il Monsignor restò così soddisfatto che il tentò a volerlo andare a insegnare sui nipoti in un castello del Cilento di bellissimo sito e di perfettissima aria. Noi siamo tutti qui perché crediamo nel Cilento, perché appunto vogliamo dare un contributo al Cilento e siamo, e questo è il tentativo che credo con la vostra presenza si possa dire riuscito, siamo tutti insieme, forza appunto di origine e forza di adozione. Giambattista Vico, diciamo che è un grande napoletano che ha vissuto un periodo abbastanza lungo della sua vita qui nel Cilento, utilizzando le nostre condizioni, il nostro ambiente, il nostro territorio, per riflettere e per arricchire il suo pensare e la sua elaborazione filosofica. Quindi praticamente diciamo che Vico è quello che forse tra quelli che hanno utilizzato meglio le nostre condizioni di vita per pensare e offrire le loro riflessioni all'umanità. Però voglio soltanto chiudere questo breve discorso di salute dicendo che oggi, secondo me, dobbiamo stipulare insieme un'alleanza. Dobbiamo dirci, anche per quelli che sono assenti, alcuni appunto giustificati, altri forse diciamo pretestuosamente assenti, però dobbiamo dire anche a loro, e non è questa una polemica, ma è una sostanza, è appunto il tentativo di recuperare tutti, che la musica del Cilento, che sarà interpretata da questo meraviglioso coro, è una musica che appunto ci appartiene.